Cari amici, ieri 31 gennaio si è concluso nelle Filippine, nell'isola di Cebu, il 51esimo congresso eucaristico internazionale, svoltosi dal 25 al 31 gennaio sul tema Cristo in voi, speranza della gloria. Papa Francesco ha inviato un videomessaggio in cui, partendo dal tema, tra l'altro ha ricordato come Gesù risorto sia sempre vivo e presente nella sua Chiesa, soprattutto nell'Eucaristia, sacramento del suo corpo e sangue, e come la sua presenza spinga ad essere missionari per portare il messaggio della tenerezza, del perdono e della misericordia del Padre ad ogni uomo, donna e bambino. Cari amici, mentre contempliamo le bellissime immagini che ci sono pervenute sull'evento, vorrei rileggere con voi la breve meditazione di Madre Liliana sul quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia nel Cenacolo. Così scrive Madre Liliana. Fedele alle usanze del popolo ebraico, il Maestro, il primo giorno degli azimi, invia Pietro e Giovanni in città a preparare per la Pasqua, desiderando ardentemente consumarla con i dodici, prima della sua ora, perché in questa cena egli deve realizzare la sua grande promessa e anticipare ciò che si compirà sulla croce. Verso sera, al tramonto del sole, lascia Betania e con i suoi si dirige a Gerusalemme, dove fervono i preparativi per la solennità. Giunge al Cenacolo. L'accoglie una stanza superiore, grande, adorna di tappeti, già pronta, e ivi siede a mensa, circondato dagli apostoli. È l'ultimo giorno terreno di Gesù, l'ultimo giorno in cui si ritrova in dolce intimità con il primo nucleo della Chiesa nascente. È l'ultima sua cena pasquale, ebraica, in cui all'agnello succede il pane spezzato e al calice della benedizione il sangue della nuova alleanza. Mentre gli uomini preparano il tradimento e decretano la morte del Messia, Dio sta per compiere il suo disegno. Egli stesso, nel Figlio incarnato, sta per darsi all'uomo, per unirsi all'uomo e farsi suo cibo e sua vita. Sta per scoccare l'ora della consumazione dell'amore, tanto bramata ed attesa, l'ora in cui cessano i simboli, i segni, e trova posto il mistero che diviene perenne realtà. Nella cena dell'addio inizia il nuovo rito. Gesù, mentre mangia, prende tra le sue divine mani il pane e con accenti inesprimibili di amore, dopo aver ringraziato il Padre, pur nella prospettiva della morte, pronuncia le sublimi parole: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Similmente fa con il calice che dà ai commensali dicendo: bevetene tutti, questo è il mio sangue dell'alleanza versato per molti. È il grande sacramento dell'Eucaristia, viene istituito. O divine parole del Cenacolo, voi stupite il cielo e la terra. O parole forti e soavi, o celesti parole, creatrici del Maestro adorato. Voi ci donate la divina Eucaristia. Voi siete la risposta d'amore di Gesù all'odio del mondo, la risposta di perdono al tradimento e al rinnegamento dell'uomo, la risposta di vita alla cultura della morte. Dio non poteva darci di più, ha donato se stesso. Ci ha dato il suo corpo immolato e il suo sangue effuso per noi. Si è fatto nostro pane perché vivessimo per Lui, nostra bevanda perché ci dissetassimo di Lui, fonte di vita. Quel pane, prodigiosamente trasformato nel corpo di Cristo, e quel calice, che non contiene più vino, ma sangue di Cristo, erano, in quella memorabile notte, l'annuncio e l'anticipo della sua morte. Oggi ne sono il vivo e perenne memoriale, che ci trasformano in Cristo realmente presente sotto le specie del pane e del vino. Cari amici, con queste bellissime parole vi saluto e vi auguro una santa giornata.